Ciao ragazze e ben ritrovate. Allora, ci siamo lasciate a Natale con i lavoretti di Manualmente Lab. Speravo che per Pasqua ci saremmo potute rincontrare tutte quante in presenza e invece purtroppo dobbiamo ancora fare i nostri lavoretti per decorare la nostra casa per le feste in via web. Ma non importa, noi non ci perdiamo di entusiasmo e quindi ho pensato appunto per Pasqua di fare con voi due incontri, questo di questo martedì e il prossimo, dove vi farò fare diciamo una ghirlanda da poter appendere alla vostra porta di casa. Questa è la prima, vedete? L'ho fatta con dei rametti d'albero e poi dopo con del nastro che avete in casa. Quindi il materiale per poter fare questa ghirlanda da appendere alla porta sono appunto dei rametti. Adesso noi abbiamo la possibilità, visto che è primavera, ci sono delle bellissime giornate, andare a fare delle passeggiate, vi portate dietro un bel paio di forbicioni e raccogliete dei rametti. Naturalmente devono essere tutti, vedete, più o meno della stessa lunghezza e verdi per poterli poi, perché sennò non si piegano. Poi occorre dello spago, semplicissimo, spago da pacco, un paio di forbici, la nostra magica pistola con la colla a caldo, dei nastri che a casa sicuramente avrete. E poi io questi l'ho dovuta comprare, cioè quindi magari nelle cartolerie o nei negozi specializzati potete trovare appunto queste ovette qua che sono di polistirolo e anche dei fiorellini se invece li volete, se non volete farli voi. Però visto che so che siete bravissime potete anche prepararli voi, anche perché ad esempio questi qua non sono nient'altro che dei pezzettini di feltro tagliati a fiorellini cioè non è una cosa che non si possa fare anche a casa questo. Comunque, se volete, appunto, li potete comprare anche già fatti. Però diamoci da fare e prepariamo la nostra ghirlanda. Innanzitutto, come vi ho detto prima, dovete raccogliere dei rametti verdi e naturalmente li dovete tagliare tutti più o meno della stessa lunghezza e fissarli qui in fondo, legarli in modo molto stretto con il nostro spago da pacco. Quando avete fatto questa operazione, dividete a metà i vostri rametti, in questo modo, da una parte e dall'altra, e li piegate e li riportate alla base dei vostri rami dove avevate già legato. A questo punto, con lo spago, nuovamente, dovete, legare in modo molto stretto tutta la base in questo modo. Se non ce la fate da sola, magari vi fate aiutare da qualcuno. Tagliate lo spago, dopodiché fate un bel nodo in questo modo, più stretto che potete, eh? Ok, ecco fatto. Così tagliate lo spago in eccedenza, sistemate un pochino la vostra base per la no vostra ghirlanda in questo modo, in modo da darle una forma quasi a cuore. A questo punto viene la parte più divertente, secondo me, perché fatta la base potete decorarla come più vi piace e naturalmente con le cose che voi avete a casa. Quindi a questo punto io direi di mettere un bel nastro. Io ho del nastro. Quel nastro, quello con il fil di ferro, quello modellabile, e faccio un bel fiocco. Naturalmente è tutta roba riciclata, che ne so, da vari regali oppure da mazzi di fiori che mi hanno regalato. Io non butto via niente, tengo tutto perché non si sa mai. Quindi faccio un bel fiocco alla base, in questo modo. Magari con un po' più di calma viene anche un po' più carino di quello che ho fatto io. Così, poi lo modello per bene. Ok, taglio l'eccedenza. Posso anche tagliarla
a coda di rondine in questo modo, piegate il nastro a metà così e lo tagliate in questo modo, rimane a coda di rondine, che è anche un po' più carino, così. Quando ho fatto il mio fiocco, a questo punto incollo tutte le mie decorazioni, quindi le ovette con la colla a caldo, metto una puntina di colla e incollo le mie ovette qua, una qua, una qua. Lì poi dipende dal proprio gusto personale come decorare la mia ghirlanda. Una qua e poi metto i miei fiorellini. Allora, io ne ho di due qualità, vedo quelli che mi piacciono di più e in base a quelli che mi piacciono di più metto. Quindi mettiamo un fiorellino qui, un fiorellino qui, qui poi dipende appunto dal gusto personale, cioè come più vi piace decorare la vostra ghirlanda. Aspettate che ho finito, ecco, mettiamo un'altra candela, gli mettiamo un altro rosa di fiorellino, uno qua, ecco fatto. Tolgo tutti, naturalmente sapete che la colla a caldo fa un po' di fili, tolgo tutti i fili. E la mia ghirlanda da appendere alla porta per festeggiare la mia Pasqua è terminata. Allora, come vi ho detto precedentemente, io vi aspetto martedì prossimo, sempre alle 15, sul canale YouTube della Biblioteca di Tortona, per un'altra decorazione per festeggiare la nostra Santa Pasqua. Vi saluto tutti e vi mando un grande abbraccio. Ciao da Patrizia.